Benvenuti in un nuovo episodio della Speed Carrier Battle. Anche oggi regole nuove, anche oggi con Venom, il miglior ospite della storia del calcio, Sium, il più scarso, il peggiore di tutti. Oggi siamo qui, signori, con le nazionali. La settimana scorsa abbiamo fatto un video speciale dove siamo andati ad effettuare un giro di ruota all'inizio di ogni stagione, all'inizio di ogni sfida. Settimana scorsa però nella ruota erano presenti dei numeri che rappresentavano l'età dei calciatori. Oggi invece abbiamo le nazionali. Noi andremo a girare la ruota all'inizio di ogni sfida e possiamo comprare solo giocatori di quella determinata nazionale. Sei pronto, Venom? Perché oggi ti distruggo. Quanto siamo? Quanto siamo? Siamo 6-4. Siamo 6-4, infatti. Per me? Sì, ti piacerebbe. Siamo 6-4, metto il punteggio qui nello schermo. Eccolo qui, lo vedete. C'è anche la ruota, quindi si vede un po' così, però si vede 6-4. 6-4 per me. Va Venom, bene. Devi cercare di impegnarti di più. Sì, sì. Accorcio. Tranquillo, non ti preoccupare. Ma con la Juve si fa, hai detto? No, il cavolo, facciamo. Avevo la maglia della Juve addosso. Eh no, è proprio per questo motivo che non lo facciamo con la Juve. Siamo, levo un attimo la ruota. Siamo con l'Aston Villa perché ho deciso di fare una Carrier Battle in Inghilterra. La seconda la facciamo in Spagna. La terza la facciamo in Italia. Sempre con squadre più o meno di metà classifica. Ho scelto l'Aston Villa che nella vita reale sta andando benissimo. Squadra ricca. E più o meno sarà, diciamo, la stessa cosa anche nella seconda e nella terza sfida. Dimmi tutto. Io ho la maglia addosso della Roma di Zaniolo in realtà, quindi per me Zaniolo è 99, giusto? No, è 2 di valutazione Zaniolo, va bene? No, vabbè, dai, ok, io sono già dentro. Detto questo, direi che possiamo partire subito con il primo giro ufficiale della ruota. Francia, è già andato. Vuoi la Francia? Vuoi la Francia così prendi Mbappé? No, mi dispiace perché c'è l'Olanda. Vediamo se va sulla Spagna. No, è Olanda. Possiamo prendere solo giocatori olandesi. Beh, ma Vienna è bella. Ti piace? Ci sei stato? Sì, Vienna, famoso paese in Olanda. No, ci sta. Vienna, e poi mi sembra che di fianco a Vienna c'è tipo Roma in Olanda, direi di sì. Tallinn. Ah, giusto. E allora, signori, siamo pronti? Hai preparato il timer? Cambio schermata. Posso cambiare schermata, giusto? Sì, puoi cambiare schermata, certo. Timer, quanto vuoi? 10 minuti. Sei pronto? Io sono pronto. Ah, va bene. Io sono pronto, quando vuoi. Aspetta. No, un attimo, devo fare una cosa per essere più bello, che così sono più bello. 3, 2, 1, il timer è partito, vai! Si parte, 10 secondi, allora, 10 secondi, è già finito il tempo. 3, 2, ho finito. Sì, no, dimmi un po' qualche altra limitazione, cioè cosa posso fare? Posso prendere gli svincolati, allora, vecchietti? No, non puoi prendere né svincolati né vecchietti, massimo 32 anni. 32 sì, 33 no, questa è la regola perché altrimenti si prendono solo vecchiacci, ecco. 32 sì, 33 no, hai detto? Esatto, 32 sì, 33 no. Quindi solo giocatori olandesi fino a 32 anni non svincolati, mamma mia. Lo so, è una bella sfida, bella interesting, però secondo me ce la possiamo fare. Sì, ti dico che sto sprecando tempo a mettere i preparatori, ho deciso di usare questa tattica. Ah, addirittura, così, fine ti sei convinto che è una buona tattica? Non lo so, perché ho provato a fare dei video sul mio canale di altre cose, no, dove facevo altre challenge, ma ho notato che con i preparatori crescono davvero tanto i giocatori di più, quindi, sai, tra preparatori e piani di crescita... Ma devi cambiare nome in Cristoforo Colombo, tu, perché sono 5 mesi che te lo stiamo dicendo, tu non è vero, ma adesso te ne esci con questa scoperta dell'America. Ma io vado contro le novità del gioco, perché io sono ancorato al passato. Ah, ho capito, tu sei ancora su PES 06, ho capito. Ah, ma tu, io sono ancora alla fase in cui metti in vendita i giocatori. Sei un po' indietro, amico mio. Io provo a prendere il primo giocatore per 55 milioni, vediamo un po' che cosa mi dicono. 73,8, qui sono anche molto cattivi, perché ovviamente siamo una squadra molto ricca, quindi sparano dei prezzi allucinanti. Tu hai fatto i piani di crescita, le clausole, quelle cose là già? No, ancora non ho fatto niente. Cioè, ho visto un attimo le clausole al volo. Ok, chiuso il primo giocatore. Ok, sei contento? Sì, sono abbastanza content, sì. Ma io vado col primo invece, ti dico, perché ho 248 milioni, quindi è arrivato il momento di andare. Prendi Van Dijk? No, a me serve un attaccante, quindi sto vedendo un attimo chi c'è di attaccante. Lui mi piace. Okay. Un attin in realtà, però è molto forte, quindi lo prendiamo. Forse abbiamo preso lo stesso, milioni. Forse, chi lo sa, non ce lo diciamo. Zacche Cody al Grand Hotel. Perché Zach e Cody al Grand Hotel? Dopo lo capirai. Ah, ok, vabbè. Allora, aspetta che devo comprare qualcun altro. Lui è buono. Sto vedendo la mia lista segreta del Cobra francese. Ma perché in questa lista non c'è il buon De Jong? Non lo so, amico mio, perché io non so tu che lista hai aperto. Io ho aperto la lista del Cobra olandese, i convocati dell'ultima partita. Allora metti caso che qualcuno è infortunato, no, non c'è.
No. Ma sei uno scandalo, sei uno scandalo. Comunque io sto mettendo al volo tutti i piani di crescita. Ho già messo anche io i preparatori, perché in realtà ho fatto due acquisti. Io avrei forse la possibilità anch'io anche di farne un altro. Però non lo so, sai. Guarda, io ho due acquisti e mi rimangono ancora 100 milioni, quindi farò il terzo. Ok, mancano due minuti, io ho fatto praticamente tutto a livello di piani di crescita, eccetera. Vado un po' avanti nel calendario, vedo se mi arrivano delle offerte, perché, sì, sto vendendo altra gente, quindi mi sa che riesco a fare anche un altro colpo, sai. Questo è... Però hai poco tempo, eh. Sì, ho poco tempo, sì, hai ragione. Questo non lo vendo, me lo tengo, magari rende in game. Fai tu che sai, Giusper. Io, guarda, terzo acquisto e poi vado a farmi i piani di crescita nell'ultimo minuto. Sono molto soddisfatto di come mi sono mosso, in realtà. Sai. Ok, no, anche io però devo cercare di fare quest'ultimo acquisto per essere soddisfatto al 100%, perché ora sono tipo soddisfatto al 77% ora, capito? Ma è un buon numero comunque. No, è un buon numero, però ho ancora 110 zeppole anche io da investire, quindi perché no, perché non utilizzarle? Hai ragione, io tra l'altro mi sa che non riesco a farlo quest'ultimo acquisto, perché mi sa che prende troppo di stipendio, sai, un pochetto, ma la vedo grigia proprio. Ma io c'ho 216. Ma hai preso Van Dyke? Sì. Sto provando. Ah, ok. Io provo con quest'altro invece, però vogliono 127 milioni. Provo a mettere come contropartita questo pischello qui e provo a chiudere con 100 milioni più contropartita. Vediamo un po'. Affare fatto. Perfetto. Sono veramente io contento. Chiuso, anche tu? Io ho chiuso, sì, ho chiuso. E adesso vado allora a fare un bel piano di crescita. Ho fatto tutto quanto, quindi veramente sono il miglior youtuber del... No, Giuse, scusa. No, vabbè, ci sta. Tu sei il miglior youtuber del mondo, io sono il miglior youtuber dell'universo. Mancano 40 secondi alla fine. Io ho fatto i piani di crescita, ho fatto tutto. Devo solo fare l'ultimo piano di crescita di questo pischello qui che ho appena preso. E poi forse devo fare qualche cambio di posizione, forse. Però vabbè, queste cose si possono fare anche dopo, i cambi di ruolo, perché ho visto che c'è qualche pischello che deve cambiare fascia, tipo a me. Sì, questo lo potrei mettere a sinistra, io alla fine non fa l'upgrade, però almeno mi tengo quell'altro di là. Tu con Zagnolo cosa hai fatto alla fine? Cioè, lo tieni, no? Sì, Zagnolo è rimasto, certo. Ok, sperando che non ce lo chiamino. No, esatto, ma è rimasto ed è titolare da me, tra l'altro. Sì, sì, anche a me è titolare. Sì, è titolare anche a me. Ok. No, ma infatti è questa la finito, il tempo è finito e io ho finito. Ok, ho finito anche io, ho fatto un ultimo cambio di posizione e direi che ci siamo. Come sei messo? Come ti sei mosso? Dimmi un po'. Aspetta che li metto in decampo. Vai, mettili in decampo. Ok, allora, ho comprato tre giocatori, ho comprato Van Dijk dietro, okay. De Jong a centrocampo. E davanti ho comprato Gakpo. Ok, allora un colpo l'abbiamo fatto identico. Poi, ovvero Gakpo, anche io ho preso Gakpo. E Cody. Sì, infatti poi ho visto che si chiamava Cody. Io però ho preso Zak Gakpo, quindi il fratello, gemello. Okay. E poi mi sono mosso in difesa prendendo un certo De Ligtovic, brasiliano, ex Napoli. Okay. E poi a destra ho preso Frimpong, 22 anni, 84, che è un ADA. Tu chi tieni come terzino destro? Cash. Ah, quanto ha? Cash, 79. Ah, ok, va bene, ci sta. 25 anni, Crash, sì. No, ci sta, guarda, sta. Io sono soddisfatto, no, vabbè. Sì. L'unica roba è che io davanti ho Gakpo Zaniolo, te chi hai? Gakpo, Diaby dove sta? Diaby a destra. Ah, aspetta, tu c'hai Zaniolo punta, allora? Sì. Ah, ok, io c'ho Watkins, 80. E l'ho venduto io. Ah, ci sta. Anche io volevo cambiarlo. Zaniolo l'ho messo a destra, esterno destro. E Diaby? Diaby esterno sinistro. Ma io c'ho Ramsey. Ah, ok, dai, ci sta che abbiamo fatto dei progetti tattici diversi, dai. Ci sta. E allora, ragazzi, simuliamo, ovviamente, chi fa più punti in campionato vince. Andiamo. Siamo arrivati alla fine della stagione, 31 maggio 2024. Allora, Venom, io ti dico che ho chiuso con 4 vittorie consecutive. 4 vittorie su 4 a maggio. Ok, io ti dico che ho vinto le fake up. Ok, che non conta niente. E che ho fatto un campionato incredibile. Davvero? Ti dico questo. Cioè, adesso, perché quando ho premuto classifica mi ha dato subito il campionato, è incredibile. Ho fatto anche io un campionato incredibile. Ah, ma... no, allora il tuo incredibile è più incredibile, fidati. No, il mio, cioè, so. Il mio incredibile. Il mio è in linea con la Aston Villa di quest'anno. Cioè, secondo me la Aston Villa potrebbe fare questi punti e arrivare in questo posizionamento. Io però non ho fatto una marea di punti, Dimmi la posizione. Ma no, dimmi, secondo te il punteggio che hai fatto è quello che potrebbe fare la Aston Villa quest'anno, più o meno ad occhio? No. È più alto? Sì. Ah, ok. Io secondo. Secondo? Con quanti punti? No, dimmi la posizione tua prima. Io primo. Ma non ho fatto tantissimi punti. Ah, no, vabbè, io secondo con 84. Io primo con 82. Porca miseria. Ah, okay. Vabbè, ci sta, però è equilibrata. Mi piace. Sì, equilibrata, però porca di io quella. Io sono curioso, però mi puoi dire una cosa? Zaniolo, a chi ha fatto meglio? Perché non ho messo punta? Adesso vado subito a vedere. Zaniolo. 34 gol, frate. 34 gol il mio Zaniolino. Sì, vabbè, ma che vuol dire? Dai, 34 gol. Io 7 gol, Zaniolo.
no. Però Diaby quanti te ne ha fatti? Che ne... Ah no, chi hai messo punta? Watkins. Ho messo Watkins 25 e Gakpo 25. Allora, a me Zaniolo 34, Diaby 25 e Gakpo 22. Ho costruito una squadra migliore, che ti devo dire? Non c'ho parole. Vabbè, GG. Va bene, ci sta. E allora, ragazzi, metto il punteggio qui a schermo. Eccolo qui, 82-84. Io non sono contento. Venom. Io non sono soddisfatto. Questa... Però... No. Non sono soddisfatto. Vincere la Premier League e ritrovarsi sotto fa male. Fa molto male, te lo dico. Fa molto male. Andiamo subito con la seconda squadra che scoprirete. Vai. Tra 3, 2, 1. Eccola qui. È il Girona, che nella vita reale sta facendo un campionato strepitoso. E quindi è giusto omaggiarla con una career battle. 10 minuti, Venom, sei pronto? È la ruota? Eccola qui, è già pronta, è già a schermo. E quindi andiamo con il secondo giro. La prima volta è uscita l'Olanda, adesso esce Francia, il Brasile. Francia. Bella, bella. Caliente. Io, guarda, io sto già mettendo i preparatori, quindi il tempo è partito. Se no, come il tempo è partito, devo togliere la ruota un attimo. Aspetta, non premo niente, sarò onesto. Ok. Ero già sul primo preparatore. Ok, bravo. E allora conta la rovescia adesso, 10 minuti, si parte. Vamos, io ho 20 minuti in più perché due è già partito. No, io sono stato fermo, lo vedrai per una registrazione. No. Ero solo sui preparatori pronto. Non mi interessa, 20 minuti in più. Sembra esagerato. Ma secondo te, no, consiglio mi devi dare qua. Sì. Quando si prende i preparatori, bisogna rispettare le stelle ideali o se ne possono anche prendere di no, più? No, anche di più, anche di più. Allora, guarda, il budget questa volta non ci aiuta perché è veramente basso, È basso? Non ho visto, quanto abbiamo? È molto basso, abbiamo 10 milioni, quindi facciamo... Come 10 milioni? Ma questi stanno vincendo la Liga, come 10 milioni? L'anno prossimo ne avranno 100, adesso ne hanno 10. Ma è una squadra giovanissima. No, sì, che poi tra l'altro non so se hai visto, ma a destra c'è il mio pupillo, L'hai visto? Sì, Gankov. Ma che cosa stai dicendo? Arnau Martinez è il terzino destro più forte del gioco. Vabbè, se dici te, io mi fido. È un fenomeno, non lo conosci, allora. È un fenomeno australopiteco. Sì, sì, lo conosco, ma non è quel giocatore incredibile che, di cui vuoi spacciare, cioè nel senso. È un fenomeno clamoroso. Vabbè. Ma no, guarda che questa squadra mi piace veramente tanto, abbiamo una quantità di giovani indecente. Sì, guarda, sì, è una squadra veramente molto 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 interesting, però bisogna fare, bisogna sbrigarci, Sì, un pochino sì, anche perché qua ci sarebbe da far tanto mercato, ma non è che si può fare tanto mercato. Poi non abbiamo soldi. Cioè, ho capitato Brasile, ma non abbiamo soldi, ti ricordo. È vero. Che poi visto che abbiamo lì davanti come attaccante, Christian Stuani, 36 anni. Che fai? Che faccio? Lo mando in pensione. Lo mandi là, dove non batte il sole, lo mandi. Lo mando in pensione, lo mando. Ho finito le cessioni, Giuse. Adesso, voglio vedere quanto ho tirato su. Vediamo se arriva ancora qualche offerta. Mi arrivano solo offerte per Arnau Martinez, ma magari no. Guarda, io vado subito sul primo pischello. Cioè, in realtà potremmo anche, potrei anche usare e prendere un pischello più forte, perché una cosa molto importante è che quando si fa calciomercato con una squadra piccola gli altri sono molto più buoni nel trattare, quindi secondo me si può usare, Hai ragione su quello. Io però sto cercando un attimo. Allora, chiudi, non ci interessa. Valore di mercato, no, mi è partita una pubblicità. Aia, io non ho tempo delle pubblicità. Ok, ci siamo. Allora, mi serve, chi mi serve? Mi serve un, mamma mia, non ho più ho venduto tutti. Mi servono dei centrocampisti centrali e una punta sostanzialmente. Ok, guarda, io invece ho provato a prendere una punta, però non ci sono riuscito mentre tu parlavi e purtroppo costa tanto, quindi vado su questo piano B e provo con 35 milioni perché devo chiudere per forza. 36 milioni, nessuno come lui. Fatto, primo acquisto per il Girona. Ok, non so chi tu abbia preso. Bello lui, ma lui è brasiliano, non lo sapevo, ok. Ho individuato il mio acquisto davanti. Ok, spero non sia lo stesso. Te ne do 38, vediamo se accetti, 38. Bello, accettato. La punta io l'ho presa, Ok, spero che non sia lo stesso, cavolo. Se no davvero, cioè che cavolo. No, ce n'era. Io avevo una scelta tra 4 e 5, ho scelto lui, dall'Uruguay, però potevo. No, non potevi. Vabbè, no, no, serve un centrocampista. Io vado su un altro giocatore abbastanza interesting, che in realtà dovrebbe anche, in realtà penso che non esista sul gioco nella vita reale. Chi è? Non so neanche chi sto prendendo. No, perché stavo cercando un attimo nel campionato brasiliano, perché ci sono dei giocatori importanti. E ho trovato questo pischello veramente interessante. Vediamo se accettano. Vogliono 39 milioni però. Che fai? Te ne privi? Provo a mettere come contropartita un pischello. Vediamo un po' se riesco a chiudere così per 25 più contropartita. Non sono interessato alla contropartita. Porca di quella vacca. Guarda che non c'è più tempo. E Giuseppe, ti dico solo questa cosa. Ma quanto manca, scusami? Molto poco. Tipo? 2 minuti. Ma porca di quella miseriaccia. Porca di quella miseriaccia. Io volevo comprare. Mamma, io volevo comprare Arthur, ma vogliono troppo per Arthur. Quindi. Cioè, non è che vogliono troppo in prestito. È in prestito Arthur, quindi non posso prendere. Allora sto andando su un altro. Ho preso il mio secondo acquisto, che mi sa che sarà l'ultimo. Solo 2 acquisti. Non sono per niente soddisfatto.
fatto, ma devo fare i piani di crescita perché sono fondamentali con le squadre così piccole. Certo, certo, certo. Allora, guarda, mi stanno arrivando anche altre offerte. Vediamo se riesco al volo, magari. Ma questo 800.000 euro, neanche. Ah, porca vacca. Rischio veramente di buttare tutto il calciomercato e tutta quanta la stagione così, eh. Ti ho praticamente dato la vittoria. Quanti ne hai fatti? Uno solo, però. Porca di quella miseria, non ce la faccio per pochi milioni, sto provando a vendere qualcuno, però mi sto pure giocando la partita qua. Quindi non sei soddisfatto, Giuse? Non sono soddisfatto per niente, in extremis sto provando a prendere un altro giocatore, ma non era il mio primo obiettivo, quindi adesso lo devo strapagare questo perché devo chiudere subito. Provo 25 milioni, non so neanche se sia più forte del mio, mi sa di no, forse sì, forse no, però boh, ho sbagliato. È un portiere, tu chi hai preso come portiere? C'hai preso qualcuno? No, ho lasciato quello che abbiamo, no. Ma quello che abbiamo se non è a tipo 30 anni e passa, forse, non lo so. Ma lo so, hai ragione, però anch'io sono un po' panicato, mi sono rimasti 18 milioni lì e... Io ho provato... Preferito fare i piani di crescita. No, ci sta. Io ho provato al volo a prendere... Cioè, ho provato al volo a mettere sul mercato il portiere, però non mi è arrivata nessuna offerta e il portiere che dovevo prendere non lo volevano come contropartita, quindi sono stato costretto poi a prendere un altro portiere, quindi... Guarda, io ho 16 secondi, vorrei provare a prendere un portiere, ma non ce la faccio, quindi mi tengo Gazzaniga. Non sono per niente soddisfatto di quello che abbiamo fatto. No, neanche io, guarda, in extremis all'ultimo secondo provo a mettere proprio un preparatore atletico e ciccia. Ho provato a mettere Zigankov centrocampista centrale, ma non può farlo, cioè c'è scritto ma non può farlo. Male. Oddio, aspetta, ok, qua lascio la squadra tutta. Aspetta, è successo qualcosa qua, aspetta. Oddio, aspetta, questo, no, aspetta, mi sa che ho fatto il guaio, Venom. Che hai fatto? Mi sa che mi sono perso dei giocatori per strada. Mi spiace. Porca di quella miseria, ho sbagliato, non dovevo prendere un portiere. Hai venduto troppo. Ho venduto tutti. Ti posso dire cosa ho fatto io o no? Miseria. Allora sì, vai, dimmi un po'. Io ho due acquisti, ho venduto troppo anch'io, infatti mi ritrovo con dei giocatori con 70 di overall. Anch'io. E ho comprato Fred a centrocampo. Ah, ci sta, bello. Che gioca insieme a Garcia e Martin. Per farti capire, Garcia c'ha 32 anni, 74. Okay. E davanti ho comprato Artur Cabral. Ah, ok, ci sta. Però di quelli buoni mi sono rimasti solo Zigan, Coverna o Martinez, fine. Ho capito. Guarda, allora, io l'unica pippa che mi è rimasta è praticamente Juanpe, difensore centrale, che ha 32 anni ed è un 71. Poi lì davanti ho comprato Richarlison, 80 okay, era di valutazioni. Esatto. Sì. Poi ho preso Pires in porta, che gioca nel campionato brasiliano. E ha un 80. E quindi ho sostituito praticamente un 79 con un 80. E poi ho messo Blind CDC perché fa l'upgrade di 2. E quindi ho messo lui a centrocampo. Vabbè, siamo disperati tutti e due. Sì. Andiamo a fine stagione, Giuseppe. Siamo abbastanza disperati. Andiamo a fine stagione. Devo solo aspettare il cambio ruolo di un pischello che ci mette 2 settimane per fare questo change di posizione. Vai, tra, te lo concedo. E poi ci sono. Sì, in realtà devo cambiare 2 posizioni. Questo e questo che fanno l'upgrade. Va bene, andiamo. Seconda stagione appena terminata. Sono arrivato alla fine del mese di maggio e io non sono molto contento, eh. Boh, io sono già nella classifica. Ti dico... Barretta verde com'è? Barretta? No, arancione era. Ok. Però ti dico allora. È un piazzamento top per il Girona, ma non per il Girona di quest'anno. Cioè il Girona non arriverà mai così in basso in classifica quest'anno. Neanche secondo me. Cioè, però per me non è top. Io non sono nella parte alta della classifica, eh. Io sono sesto. Mamma mia, cavolo. Io sono tredicesimo. Porca miseria, con quanti punti? Allora, da me il tredicesimo ha 46 punti. Tu ne hai di più? Di meno anche. Ehi, 64, bello. Madonna mia, 43 punti. Cioè, ma io voglio capire. L'hai giocata male. L'hai giocata male. Sì, ho capito, ma che cosa hai fatto di più di me? Cioè, capito? Questa è la cosa che non capisco. Perché alla fine, ok, l'abbiamo gestita male entrambi, però, cavolo. I preparatori li hai 20 fatti? Punti. Sì, li ho fatti alla fine. Ah, no, io ne ho messi solo 2. Non ci credo. Io li ho messi tutti con l'ideale. Tra l'altro ti posso dire che Savio, che era in prestito, però ha giocato, ha fatto più 8. Madonna santa, me più sono, 8 è per i preparatori, 6. Forse. Ma guarda che questi preparatori sono una roba rotta. Grazie che me li hai detti, eh. Ma porca di quella vacca. Allora devo mettere anche io. Aiutano tantissimo, se no, niente, ma aiutano ragazzi. troppo. Cioè, anche prima abbiamo fatto delle crescite incredibili. Cioè, per farti capire, c'ho Zigankov 84, Arnau 85, Savio 85 alla seconda stagione. Quindi follia. No, dai, no, punteggio no. Schermo, Giuseppe. Niente. L'ho gestita male con i preparatori perché ho perso tempo
con il portiere, quindi sono riuscito solo a mettere il preparatore per il portiere, che tra l'altro non mi è neanche cresciuto perché è rimasto 80. Ti consiglio di metterli subito, sai, i preparatori. Ma porca di quella vacca. Allora raga, 30 secondi che aggiorniamo il punteggio a schermo. Adesso mi serve un miracolo perché devo recuperare tipo 30 punti. Dateci un secondo che facciamo la classifica. Ecco il punteggio aggiornato, 125 a 148. Mi serve praticamente un miracolo. Un miracolo di quelli proprio dai, che non scegliti una vedono. Squadra scarsa. Scegliti una squadra scarsa, così può succedere, dai. No, 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 assolutamente no. Scelgo la squadra che mi è, che ci siamo detti noi prima. E lo diciamo, okay, perché stavamo pensando al Bayer Leverkusen di Xavi Alonso. In realtà l'ultima doveva essere in Italia. Però, che dice? Quindi non vuoi Bologna? Hai cambiato all'ultimo? No, o Bologna oppure Bayer Leverkusen. Entrambe stanno andando bene, però di solito la facciamo sempre in Italia. Per cambiare un po' possiamo se vuoi lancio una monetina. Vai, lancia la. Ok, dai, ci sto, in diretta. Eccomi, Giuse, ho preso un tappo di una nota bevanda. Allora, okay. Parte sopra, se esce parte questa qua sopra, vuol dire Bologna. Ok. Parte al contrario, vuol dire Leverkusen. Ok, io non vedo lanciarlo. Nulla, quindi vai tu. Giro, Leverkusen. Leverkusen? Leverkusen. Ok, il destino ha scelto il Leverkusen. La ruota schermo è pronta per essere girata per la terza volta e anche ultima volta. Argentina, abbiamo esce. Oddio, Argentina no, però mi sa che di nuovo Brasile. E di nuovo Brasile, però Brasile non mi piace. Cioè di nuovo gira, Brasile gira, no. Gira, si rigira di nuovo. Si rigira di nuovo. Era lì al pelo con l'Argentina. L'Argentina sarebbe stata carina. E ancora Brasile. Che script, madonna. Destino. Ma rigira. Ok, allora facciamo così. Tolgo il Brasile. Rimuovi. Ok, dovrei togliere anche l'Olanda. Però vabbè, se esce l'Olanda poi la togliamo. Vediamo un po'. Vorrei l'Argentina, Germania, Argentina è lì in bilico. Attenzione, questione di millimetri. Argentina. Ok, vai. Io ho già preso il proprio preparatore, è già partito il timer, ciao. Partito anche il mio, 10 minuti da adesso. E questa volta parto anche io dai preparatori atletici. Dai preparatori. Va bene, fai come vuoi. Io, guarda, ormai la mia tattica suprema del Cobra Chan Wing Chin. No, guarda, sì, cioè sono veramente triste perché tu mi hai fregato con i preparatori atletici. Quindi è veramente vergognosa questo modo in cui ti stai portando a casa questa coppa, questa sfida. Ma senti, io ti ricordo che i primi video che facevamo insieme tu mi fregavi con i cambi ruolo, che manco sapevo che si poteva fare quello buggato, quindi. Ma io te lo dicevo, tu dicevi no, a me non mi interessa come preparatore atletico. Ci hai messo 4 mesi per capire che sono importanti i preparatori atletici, sei una vergogna. E pensa che senza averlo capito sono comunque ancora in partita, perché siamo 6-4. È incredibile questa cosa. È perché tu sei fortunato, io no. Sei fortissimo, dovevi dire, non fortunato. No, tu sei fortunato, io invece sono sfortunato. Sono unlucky. Va bene. No, Giuse, ho sbagliato. Cosa hai fatto? Sono col Borussia. No, adesso ti arrangi. Adesso torni indietro. Il tempo è già iniziato e perdi 2 minuti. Non mi interessa, no, non mi interessa. Vai, buona fortuna. Vai, esce, rientra. Vai, buona fortuna. Cioè, ragazzi, ma si può lavorare in queste condizioni? Cioè, si può lavorare in queste condizioni? Dai, sono di nuovo dentro. Vai. Ho perso 1 minuto e 36, me lo ricorderò alla fine. La vita. No, ma ormai li hai persi. Non me lo lasci? Non ti lascio neanche se mi paghi, anzi se mi paghi forse sì. Anzi 2 minuti esatti, perché qua ci sto salvando. No, sto cavolo, mi dispiace, la vita. Vabbè, 2 minuti in meno quindi per me. Poi nei commenti dite se Giuse è una persona onesta o no, perché. Ma gli errori si pagano, ragazzi, cioè gli errori si pagano. Basta avere la pappa pronta, basta, hai pagato, anzi hai sbagliato e devi pagare. Non voglio parlare con le persone così. Io quando poi mi scriverai alle 6 di mattina, facciamo un video, ti prego, e ti dirò no, gli errori si pagano. No, perché tu alle 6 stai ancora dormendo. Io alle 6 sono già in piedi che sto lavorando. Questa è la differenza. Io alle 6 sono ancora sveglio. Esatto. Perché devo fare Mbappé Potman. Che vergogna, ragazzi, veramente. Il gioco io non posso più vivere, devo fare Mbappé. Che vergogna. Io stamattina mi sono svegliato alle 7 mi sono svegliato. Tu alle 6 devi dormire. Io mi sono svegliato con un tuo messaggio e ti ho mandato un mio bel selfie a mezzogiorno e mezza. Che vergogna, ragazzi. Non prendete esempio da gente così. Svegliatevi presto la mattina e lavorate perché, su voi stessi. Ma no, perché la notte devo fare Mbappé Pot mio. La notte bisogna dormire, perché altrimenti poi non si è abbastanza pimpanti durante il giorno. E come fai a non fare Mbappé Pot? Ma io vivo benissimo lo stesso, anche senza fare Mbappé non edition. Vabbè, io comunque ho appena finito i preparatori. Ok, sì, parlandomi alla fine mi hai fatto perdere un botto di tempo. Strano. Allora c'ho 2 minuti in più, basta. Ma pure, già ne ho 2 in meno io, ma cosa vuol dire? Ma vergognati un pochino, già non ho capito. Già mi dai meno tempo.
Comunque è una vergogna, però. Ma è una vergogna, quindi, scusami. Se tu non sei professionale, non è colpa mia. Mi spieghi come facciamo a far giocare Hoffman e Wirtz? Bella domanda. Io ci sono già riuscito. Vabbè, io mi sa che non faccio acquisti. Ma come non fai acquisti? Dai. Era un po'. Come faccio? Mi hai obliterato. Dai, sbrigati che mancano ancora 6 minuti. Sai quante cose puoi fare in 6 minuti? Dai. Piangere. Ma che puoi piangere? Io sto ancora facendo il calciomercato in uscita. Non ho neanche venduto. Cioè, neanche una persona ho venduto. Io devo ancora iniziare a pensare di fare il calciomercato. Sono qua che sistemo la squadra. Ma siamo praticamente allo stesso punto, perché io adesso sto avanzando nel calendario. Quindi non ti preoccupare, vai tranquillo che mi sono fermato per darti una mano. Dai. Sto vendendo un bel po' di giocatori in questo istante io, eh. Vediamo un po' se riesco a fare, non lo so, il colpo della vita. Forse su un solo colpo voglio fare io in realtà. Cioè, ma non chi lo è so. Adam Hlozlek? Ma è un fenomeno. Non lo conosci? Mamma mia, ma dove vivi? Dove vivi? Io conosco Bonifazio, Boniface. Boniface, ma come lo chiami? Victor Boniface, si dice. Ma no, Boniface. Allora ragazzi, fateci sapere qui sotto nei commenti come si pronuncia. Victor Boniface. Ma un po' la ma no, un po' British, Boniface. Cioè, se non sei un po' British, che serve la vita? Devi essere un po' British. Che vergogna, ragazzi. Che vergogna. Non perdete tempo da queste persone, mi raccomando. C'è una di difensori comunque con un potenziale incredibile. Eh sì. Ma mi dici in che campionato dobbiamo, cioè in quale nazione dobbiamo comprare, che mi sono un attimo perso. Mi sono dimenticato pure io, Germania, sì, buonanotte, Argentina. Ok, non capivo. Me l'ho dimenticato anche io. No, ero un attimo bloccato. Meno male che me l'hai detto, perché volevo prendere Mbappé. Come volevi prendere Mbappé? Me l'ho dimenticato. Ma poi mi critichi sempre Mbappé, volevi prenderlo te, ma cosa vuol dire? Me l'ho dimenticato, dai, un errore in buona fede, dai, madonna. Poi per rimontare tutto ti è concesso, però. Sì, dai, massimo 32 anni, ti ricordo. Vabbè, quello sei te che stai facendo gli errori oggi, non io, ti ricordo. Guarda, io ho chiuso il primo giocatore, adesso vado subito sul secondo, che è un giocatore veramente importante che sono sicuro che prenderai anche tu, perché si prende. Okay. Quanti soldi avevamo iniziali? Tipo 80 adesso, non mi ricordo. Preso comunque il secondo giocatore per 50 milioni, 56 più contropartita, potevo trattare ma non ho tempo, quindi va bene così. Vediamo se così accettano. 35 più lui. Forse non riesco a fare i piani di crescita io. Perfetto, questo accettato, primo acquisto fatto. Poi faccio il mio secondo acquisto e basta. Ok. Vorrei prendere Dibu Martinez in porta, ma non ho tempo. Ok, va bene. Tu l'hai preso? Sì, l'ho appena preso, sì. Era quello che ti dicevo che avresti preso anche tu. Però non ce la fai a prenderlo? Non coi tempi, se mi dai i miei 2 minuti in più sì, se no no. No, mi dispiace amico mio, è la vita. Va bene. È la vita, amico mio. È la vita. E purtroppo, anzi, mi dovresti ringraziare, perché io ti dimostro quanto è fetente la vita. Ho appena preso un altro Martinez. Un altro Martinez? Sì, Lautaro Martinez hai preso. Sì. Dai, sei un folle, Freezer. Veramente. Sì, perché? Mio Dio, non punti su Patrizio Schick? Sì, Schick più Lautaro. Ah, quindi hai messo doppia punta. Ah, ci stava, bravo. Doppia punta, bravo. Ah, sì, è vero, sì, ho cambiato modulo, sì. Bravo, sì. Bravo, no, ci sta, era la scelta giusta. Io ho preso un altro giocatore veramente molto molto interessante, che dovrebbe fare l'upgrade di più uno se messo a sinistra. E quindi mi sono un attimo coperto. No, ci stava la doppia punta, ci stava, avevi ragione. Ma io invece vado a fare i piani di crescita. Ho 50 secondi, quindi alla fine sono riuscito a fare tutto. Va bene così. Ok, dai, vedi che sei bravo. Io ho finito, ho fatto tutto, ti dico cosa ho comprato. Ho comprato il Toro Lauti, okay. Davanti. E a centrocampo Enzo Fernandez. Molto. Ah beh, ci sta. E ho cambiato modulo, c'ho un 5-2-1-2. Guarda, allora io ho preso lì davanti, vabbè, io ho fatto un 4-3-3 con il trequartista, così ho messo Wirtz. Hai dovuto comprare due esterni però. Sì, ho preso due esterni. E a destra ho preso Nico Gonzalez dalla Fiorentina, 81 di valutazione, sì. Però ci sta. E poi a sinistra ho fatto il colpicino Paolo Di Bala, che fa l'upgrade di più 2 se messa a sinistra, diventando un 88. E che poi in porta dirlo, lo so. Però niente ha senso su questo gioco, quindi va bene. In porta ho preso Emiliano Martinez. Sì. Per il resto la squadra è la stessa, con il 4-3-3 offensivo. Buona fortuna. Allora dai, recuperami questi punti e ci vediamo a giugno. Buona fortuna a te, ci vediamo a giugno. Siamo arrivati alla fine della stagione e io non sono più con il Bayer Leverkusen, sono con il Bochum, perché sono stato brutalmente esonerato. Io ho vinto lo scudetto. Hai vinto lo scudetto? No, sì. GG. Guarda, vado subito a vedere, perché io sono arrivato a meno 3 dallo scudetto. Sono arrivato terzo con 76 punti. Mamma mia. 81 punti, ma quanto ho vinto sto giro? Mamma mia. Purtroppo c'è un 6 problema. 6 a 5. C'è un problema con il computer, quindi non riesco ad aggiornare il punteggio. Quindi mi sa che non possiamo contare questa sfida, mi dispiace. Sì, nel mio cuore c'è scritto 6 a 5 però. Porca nel mio cuore miseria. Che sto battendo la mia mano. Il mio cuore giallo-rosso, perché da oggi sono diventato della Roma, perché questa maglia è troppo bella, quindi da oggi tifo Roma. No ragazzi, io non sono per niente contento di come è andata questa sfida, veramente. Non sono per niente soddisfatto, il punteggio lo vedete qui a scherma. Alla fine sono riuscito a risolvere questo problema
tecnico al computer. 6-5. Resto ancora avanti, ma non sono per niente contento del risultato. E quindi niente. Quindi mi dovrò allenare di più, preparare di più per la prossima sfida. Complimenti a Venom. Sono sportivo, ti faccio i complimenti per avermi battuto su tutte e tre le sfide. Siamo 6-5. E quindi io ti do appuntamento a settimana prossima con una sfida decisiva, perché vincendo puoi andare sul 6 pari oppure ormai perdendo. Ormai ho scoperto i trucchi. Questa cosa dei preparatori atletici purtroppo non ci voleva, però avrò bisogno di qualche giorno per scoprire un altro trucco che non ti dirò. Va bene? Mi spiace Giuda, adesso tu vorresti riposare, invece andiamo a registrare il mio video. Ciao ragazzi, ciao ciao. No, e invece per il tuo canale non facciamo niente. Ciao ragazzi, ci vediamo domani e stasera con il Cambridge, mi raccomando, meno ore 19 guardati il Cambridge, Meglio vedo tutti i giorni. Ciao ciao. Bravo. Ciao.